Molti poeti hanno scritto versi ispirati dalle isole del Pacifico meridionale, come questa. Fa parte delle isole Samoa, che hanno attratto esploratori e missionari fin dalla loro scoperta. Nella mente degli occidentali, le isole dei mari del sud creano immagini paradisiache. Il clima idilliaco si accompagna a un vivere armonioso, considerato certamente migliore di quello che troviamo a casa nostra. Forse sono pensieri che si fanno in vacanza, prima di tornare alla tensione quotidiana. Ma per una giovane antropologa americana, Margaret Mead, l'idea che la vita qui richiedesse meno stress e fatica fu determinante. Nel 1925 arrivò nell'isola di Tau per svolgere uno studio psicologico sui giovani primitivi. Voleva sapere se l'adolescenza è ovunque un periodo inquieto. Le sue scoperte le donarono la fama di antropologa più letta e conosciuta di tutti i tempi. Quando ero piccola, mia madre studiava gli immigrati italiani negli Stati Uniti. Per questo sono cresciuta con un interesse generale verso i popoli differenti dal mio e il modo in cui essi vivono. Questo è il Barnard College di New York. Nel 1923 Margaret Mead si laureò qui con una cerimonia simile a questa. Dotata di una curiosità spiccata, si poneva delle domande che la gente normalmente non si fa. Riguardavano l'antropologia ed erano molto interessanti. Questa scena non ci sorprende naturalmente, ma perché fare una cerimonia simile? Perché le ragazze non vanno semplicemente a casa alla fine dell'ultimo anno accademico ricevendo i diplomi per posta? Perché dare attestati? Perché sono vestite uguali e in modo tanto diverso dagli altri giorni? Sono domande a cui è difficile rispondere. Tali eventi sociali non ci sembrano strani se fanno parte della nostra cultura. Sono i riti degli altri popoli che sembrano curiosi, al punto da dimenticarci di averne noi stessi di elaborati, formali e ugualmente strani. La Mead arrivò al Barnard College per studiare psicologia. Ma la sua curiosità fu attirata dall'antropologo Franz Boas e dal suo lavoro sul campo a stretto contatto con le culture da lui studiate. Nell'ultimo anno lavorai sotto la guida del professor Boas e di Ruth Benedict sulla Columbia e mi resi conto che le società primitive erano punti di riferimento preziosi che stavano scomparendo.
E se non li avessimo studiati, ora sarebbero stati convertiti, civilizzati e inglobati dal mondo moderno. Perduti per sempre. Il dottor Lothar Kreisman è il primo marito di Margaret Mead. Era una ragazza notevole, decisa a dimostrare l'uguaglianza con gli uomini sul campo. Voleva lavorare con un popolo diverso dagli indiani americani da cui Boaz voleva che cominciasse, e voleva andare in un posto molto lontano. Boaz le suggerì allora le Samoa americane, dove la nave passava ogni 3 settimane e si poteva quindi comunicare. Per un po' si oppose, ma alla fine accettò, sapendo che non sarebbe andata in nessun posto senza il permesso di Boaz. Durante tutta la sua carriera, la Mead fu attirata dal passaggio dall'infanzia all'impatto con la cultura. Boas era al centro del dibattito natura-educazione, cioè sul peso esercitato dalla razza o dalla cultura nella trasformazione dell'individuo, e voleva che Mead studiasse l'adolescenza, periodo in cui questi aspetti biologici e sociali entrano in conflitto. Volevo scoprire se in una società in trasformazione le persone erano più legate al nuovo o al vecchio. Boas voleva che studiassi l'adolescenza, io andare in Polinesia. Così disse che potevo andare in Polinesia se studiavo le adolescenti. Le prime nozioni venivano dalla Germania. Avevano certe parole terribili come Weltschmerz, sofferenza globale. Ci si aspettava che ovunque nel mondo quello della crescita fosse un periodo tremendo. Di come fosse nella Samoa o alle Hawaii, alle Marchesi o a Tahiti, non sapevamo niente. Margaret Mead arrivò qui per studiare l'adolescenza in una società completamente diversa dalla sua. In America e in Europa era nota come un periodo di stress emotivo e di conflitti personali. Ma se questi problemi erano di natura biologica, dovevano essere presenti in ogni società umana. Ma alle isole Samoa, la Mead scoprì che l'adolescenza era il periodo più bello e più felice della vita. Una prima ragione era nel tipo di cultura, rilassata e disinvolta. Inoltre i figli erano allevati senza punizioni e i bambini avevano parecchi adulti a cui rivolgersi. Un'altra ragione consisteva nell'accettazione generale dei rapporti sessuali fra adolescenti. Il sesso era una cosa di cui godere il più possibile prima di sposarsi. Le ragazze hanno rapporti sessuali con il loro ragazzo? No. No. Nessuna? Beh, qualcuna sì. Ma è sbagliato perché lo dice la Chiesa? Beh, dipende dalla ragazza. Ragazze così non ce ne sono più. Ma la Mead diceva che le ragazze lo facevano prima di sposarsi e con chi volevano. Sì, dipende. Forse era molto tempo fa, ma ora molte cose sono cambiate alle Samoa. Margaret Mead fu una delle prime donne a fare il lavoro sul campo come antropologa. In età avanzata ricordava le difficoltà incontrate a 23 anni. Il mio primo viaggio è stato sicuramente il più difficile, perché era la prima volta che svolgevo quel lavoro. Mi avevano solo detto di imparare la lingua, fare amicizia con le adolescenti e scoprire cosa facevano. Avrei dovuto imparare a mangiare il loro cibo. Imparai a ballare e a parlare una lingua molto elegante. Il
In cambio dell'aiuto ricevuto, mi adeguai agli usi della loro società. Non fa lima. La fa va. Contro la tendenza diffusa tra gli antropologi, la Mead scelse di non immergersi interamente nella cultura delle Samoa. Passava gran parte della giornata con le adolescenti che avrebbe reso famose. Essendoci una missione, alcune ragazze parlavano inglese, aiutandola così a costruire un ritratto dell'adolescenza alle isole Samoa. Quelle ragazze sono ora le anziane dell'isola di Tau. Le loro risposte alle domande sulla vita, l'amore e la fedeltà influenzarono profondamente gli occidentali. Alcune se ne ricordano ancora. Margaret una volta mi chiese se avevo un ragazzo. Vivevo nella missione. Le dissi, no, vado ancora a scuola, quindi non ho un ragazzo. Era venuta qui per sapere tutto di ogni singola ragazza. Mi chiese anche, scusatemi per quello che sto per dire, se avevo avuto il periodo mestruale. E le dissi, no, non sono grande abbastanza. Le parlavamo come amiche. Le sue scoperte furono pubblicate nel suo primo libro, Adolescenza nelle Samoa. Venne criticata dato che trascorse solo 6 mesi sull'isola di Tau, vivendo per la maggior parte del tempo con una famiglia americana invece che con gli indigeni. Aveva realmente colto la complessità della loro cultura? Conosceva veramente la difficile lingua delle Samoa? Porre delle domande su fatti personali e intimi non è facile nemmeno nella propria lingua. Sicuramente Margaret Mead fu colpita dalle differenze esistenti fra gli adolescenti nelle Samoa e in America. Ma se la convinzione di una giovinezza più serena nell'isola di Tau fosse basata su una profonda conoscenza della loro vita, è un punto sul quale gli antropologi hanno dei dubbi. La Mead riportò le sue scoperte in modo non accademico, ma rivolgendosi a un pubblico di non addetti ai lavori. A quel tempo gli antropologi usavano condire le loro pagine con un linguaggio tecnico. Se avessi usato parole come esogamia, endogamia o simili, il libro non si sarebbe potuto leggere. Per questo lo scrissi per le persone che lo avrebbero usato, e cioè per tutto il mondo. Forse descrisse quei luoghi con una certa euforia, ma sono sicuro che fece ogni sforzo per essere più oggettiva possibile. Il comportamento sociale e sessuale di una popolazione cosiddetta primitiva attirò l'interesse generale. Si può dire, in un certo senso, che la curiosità su tali argomenti fosse fino allora latente. Margaret Mead diede semplicemente il modo di manifestarsi. Margaret Mead ritornò per assumere il suo primo incarico di assistente curatrice al Museo Americano di Storia Naturale di New York. Intanto si era risposata con l'antropologo Rio Fortune. Lavoravano insieme e scelsero il villaggio di Per sull'isola di Manus, a largo della costa settentrionale della Nuova Guinea. Nel 1928, gli abitanti di Per vivevano nello stesso modo da centinaia di anni. Erano un popolo che viveva sul mare. A parte alcune piccole isole, la terraferma più vicina era distante 1/4 miglio. L'ambiente era bellissimo, ma la vita nel villaggio tutt'altro che idilliaca. Armati di lance e scudi, gli uomini danzavano con collane di denti di cane. Come monete usavano conchiglie.
Questa volta Margaret Mead viveva insieme agli indigeni, in una casa costruita su palafitte nella laguna. Non c'era una missione nel villaggio e quindi i contatti con i coloniali erano stati fino ad allora scarsi. Alcuni giovani avevano lavorato in piantagioni distanti dall'isola e altri dovevano andare nelle città più grandi, Rabaul e Port Moresby, per guadagnare il denaro dai bianchi. La gente di Manus era molto interessata ad accumularne. Fu un periodo molto felice, diviso tra lavoro e matrimonio, malgrado i rigori e l'isolamento. I suoi studi su questa comunità sono forse i migliori della sua lunga e produttiva attività di antropologa. Mentre suo marito studiava gli aspetti religiosi nell'isola, lei si confrontava con il modo in cui gli intellettuali occidentali degli anni venti consideravano i cosiddetti popoli primitivi. L'opinione generale era che fossero dotati di una mentalità infantile, che ragionassero cioè come la media dei bambini occidentali. Se questo fosse vero, si domandò Margaret Mead, come ragionavano allora questi bambini? Il cercare di rispondere a questa domanda la portò ad analizzare il modo in cui i bambini imparavano la propria cultura e gradualmente ne assorbivano ideali e valori. C'era un marcato contrasto a Manus fra i giorni spensierati dell'infanzia e la vita faticosa degli adulti governata da tabù, regolamenti e obblighi. Le faccende domestiche dei due antropologi venivano svolte da un gruppo di ragazzi. Uno di essi era John Kilipak. Oggi è l'uomo più vecchio del villaggio. Non conoscevamo il lavoro che si chiamava antropologia e cosa fosse venuto a fare qui a Manus. Quando viveva nella sua prima casa, aveva scritto molto su ciò che aveva visto qui. Da quello che capivamo, Margaret Mead e Rio Fortune facevano gli antropologi. Forse la Mead aveva scelto di studiare i bambini sulla scia della moda americana di allora dell'educazione progressista. Voleva vedere se potevano diventare adulti differenti dai loro genitori. Bring any picture you like. Not pencil, you use your crayon. Osservava il neonato, il bambino, l'adolescente, per cercare di prevedere come sarebbe diventato da adulto. Uno dei modi in cui sondò le loro menti fu guardarli disegnare. Raccolse più di 35.000 disegni. Notò che malgrado il mondo degli adulti fosse pieno di spiriti e fantasmi, i bambini producevano solo la rappresentazione più attenta delle cose reali. Margaret Mead era interessata al modo in cui i bambini apprendevano gli ideali e i valori del mondo degli adulti. Non essendoci la scuola, questa socializzazione formale dei bambini non poteva basarsi su di essa. Nel 1930 pubblicò i suei dati in Growing Up in New Guinea, Crescere in Nuova Guinea, anche questo letto da persone al di fuori dell'antropologia accademica. In esso affermava che la natura umana è flessibile ma anche elastica, tornerà alla forma che le è stata data nei primi anni. Margaret Mead doveva molto al popolo di Per. Come tutti gli antropologi, divenne famosa con le informazioni raccolte. Eppure gli abitanti di Manus la difesero con vigore quando i critici la attaccarono.
Margaret Mead aveva osservato il modo in cui i bambini imparano a pensare, sentire ed agire. Ora voleva sapere come gli uomini e le donne dovevano comportarsi nella società. La sua esperienza aveva indicato che i ruoli svolti da maschi e femmine nelle diverse culture non erano universali. Nel 1931 fece dei brevi viaggi in Nuova Guinea. Con Rio Fortune studiò gli Arapesh, i Mundugumor e poi andò sul fiume Sepik per studiare il popolo Chambri. Qui conobbero il giovane antropologo britannico Gregory Bateson. Fu un incontro stimolante. Come ci racconta Catherine Bateson, figlia di Margaret Mead. They'd all been in the field for quite a while. They'd faced... Tutti e tre avevano affrontato difficoltà, fatica e malaria, e soprattutto solitudine durante i periodi di lavoro sul campo. Passavano ore e ore seduti a parlare in una piccola stanza circondata da una zanzariera, perché il Sepik è una zona famosa per le zanzare. E credo che di queste loro chiacchiere così intense fossero veramente entusiasti. La Mead era interessata all'influenza esercitata dalle idee, comportamenti e obiettivi dell'antropologo sulla società studiata. Era un'osservatrice meticolosa. In questo filmato, per esempio, dei bambini Chambri reagiscono di fronte a un koala. La sera stessa scrisse a macchina una relazione dettagliata dell'avvenimento. Al fiume Sepik, credo che ci considerassero come un circo. Un posto dove andare ogni pomeriggio, quando si annoiavano. Un'ottantina di donne si facevano belle, lavavano i bambini e venivano con loro a guardare quello che facevamo. Avevo dei vestiti fatti appositamente per quel tipo di ambiente, con una gonna più ampia del solito che potevo avvolgermi intorno alle ginocchia se le zanzare pizzicavano. Seguii i loro costumi e li trattai come esseri umani. Imparai a preoccuparmi di loro, di quello che gli succedeva. Ho tenuto in braccio i loro neonati e spesso sono stata sveglia la notte a curarli. Ho imparato ad apprezzare alcuni e a disprezzare altri e così sono diventata parte della loro comunità. Margaret Mead scrisse il suo terzo libro nel 1935, Sesso e temperamento, in cui dimostrava che il diverso comportamento dei due sessi era condizionato dalla società in cui erano nati. Intanto, la perfetta vicinanza intellettuale ed emotiva univa la Mead a Bateson. Nel 1936 divorziò da Fortune e si sposarono. Andarono a lavorare insieme a Bali. A Bali osservò ancora la formazione della personalità nel bambino. Durante due anni passati in gran parte in un villaggio, intrapresero il lavoro sperimentale. Piuttosto che presentare i risultati come un testo illustrato da foto, cercarono di fare un saggio fotografico collegato da parole. Anche il comportamento delle madri con i loro neonati fu ben documentato. In quel periodo la Mead aveva un interesse personale, oltre che professionale, nell'allevamento dei bambini. Quando ritornò negli Stati Uniti, aspettava la sua prima e unica figlia, Mary Catherine Bateson. I was born in 39. At that point, sophisticated people... Sono nata nel 39. A quel tempo, le mamme più sofisticate, molto colte, nutrivano i loro bambini usando il biberon e secondo un orario rigido. And it was her knowledge... L'esperienza di mia madre la portò invece ad adottare lo stesso sistema di allattamento dei popoli che aveva studiato. Naturale, per lungo tempo e a richiesta.
Quelle idee furono in seguito reintrodotte nella pediatria occidentale. E se non avesse sperimentato le sue idee, la mia prima infanzia sarebbe stata forse completamente differente. Con idee così insolite, la Mead aveva bisogno di un nuovo tipo di pediatra. Scelse il dottor Benjamin Spock, il cui libro Il bambino cambiò il modo in cui milioni di madri americane allevavano i propri figli. Fu fortemente influenzato da Margaret Mead. Catherine Bateson ebbe l'infanzia più documentata degli Stati Uniti. Per i due coniugi questa fu un'altra possibilità di vivere e osservare il processo della socializzazione, stavolta a un livello personale. La sua nascita venne filmata. Venne scritta una serie di osservazioni sui primi anni e ogni momento della sua vita registrato. Quando scoppiò la guerra, entrambi i miei genitori si sentirono in dovere di fare qualcosa. Non era affatto come ora. Oggi pensiamo che la guerra non possa essere un mezzo proponibile per perseguire gli obiettivi nazionali. Per loro bisognava combattere e vincere. La Mead era considerata una seria scienziata. Fu reclutata per cooperare allo sforzo bellico, come ricorda Rhoda Metro. Andò in Inghilterra chiamata dagli inglesi e dal Ministero della Guerra degli Stati Uniti, perché i soldati americani dicevano che le ragazze inglesi erano immorali e le ragazze inglesi asserivano il contrario. Tenne una serie di conferenze e fece interviste per scoprire quale fosse il problema. La sua conoscenza della cultura americana e parzialmente di quella inglese le furono molto utili. Negli Stati Uniti è il ragazzo che prende l'iniziativa e sta alla ragazza fargli capire quanto in là si può spingere. L'ordine è stato fraternizzare e sembra che tutto proceda bene. In Inghilterra, invece, la responsabilità è esclusivamente del ragazzo. Per questo doveva dominarsi finché non era in grado di fare una promessa. Insomma, quando tutto questo fu spiegato, la questione si chiarì. Il lavoro della Mead sul rapporto fra britannici e truppe americane è importante come il resto del lavoro svolto durante la guerra. La sua esperienza veniva applicata anche alle società contemporanee. Alla fine della guerra divorziò da Bateson. Non si risposò più, ma continuò a lavorare. Come in Europa, la guerra nel Pacifico aveva portato delle profonde conseguenze sugli abitanti del posto, compresa Manus. Finiti i combattimenti in Europa, Manus fu usata come base per le operazioni americane nel Pacifico. Più di un milione di soldati americani si sparse per le isole dell'ammiragliato, combattendo una guerra con l'attrezzatura più avanzata che il mondo avesse mai visto. E circa 14.000 abitanti furono esposti a questo tremendo spettacolo. Gli americani abbatterono montagne, distrussero canali, spianarono isole per farne piste di volo e distrussero chilometri di boscaglia. Guardando gli americani a Manus, gli indigeni si resero conto che c'era un modo di vivere completamente civilizzato, che loro non conoscevano. Desiderarono quello che vedevano.
there's a star-spangled banner waving somewhere in a distant land so many miles away. Only Uncle Sam's great heroes get to go there. Well, I wish that I could also... Margaret Mead tornò a Manus, questa volta con una equipe di collaboratori. Sempre interessata alle trasformazioni sociali, ora aveva la possibilità di studiarle di prima mano. Cosa era successo alla cultura che aveva ospitato gli americani? Cosa volevano ora i giovani? Cosa si aspettavano i più vecchi? Venticinque anni dopo il suo primo lavoro sul campo, il villaggio di Per era cambiato. Ora era costruito sulla terraferma. Molte persone ancora la ricordavano e lei continuò a rispettarli seppure con qualche resistenza. Il progetto di studio sugli abitanti di Per è così durato l'intera vita di Margaret Mead. Tenne il suo discorso d'addio sotto i lampi di un uragano. Now it is very important that the new generation... È molto importante che la nuova generazione che ha imparato l'inglese ed è andata via per studiare porti con sé al ritorno le nuove usanze e ricordi quelle dei loro progenitori. And remember the ways of their forefathers also. Se dimenticate i vostri nonni, i bisnonni e dove vivevano e cosa facevano, sarete persone senza radici nella terra, che appartengono solo al presente e non hanno passato. Non so se potrò ritornare, ma potete scrivermi della vita nel villaggio. In là con gli anni, la Mead ricevette pubblici consensi e la sua parte di onori. Tenne conferenze pubbliche su varie materie. Le fu anche chiesto di tenere una rubrica su un'influente rivista femminile, insieme a Rhoda Metro. Margaret Mead morì di cancro in America nel 1978. È interessante vedere il tributo conferitole dalla società a cui apparteneva. Questi ritagli di giornale la chiamano pioniere e innovatrice. Nonna di tutti noi, perfetta antropologa americana e santa matrona. Il suo successo come antropologa fu sorprendente. Ma raramente chi rende popolari le discipline accademiche ottiene il rispetto dei colleghi. Non so con certezza quali fossero i motivi, forse politici, oltre la semplice gelosia, ma non ha mai avuto, per esempio, incarichi di cattedre universitarie, né divenne curatrice di un museo se non negli ultimi anni della sua vita. L'essere una celebrità e la sua carriera accademica probabilmente furono condizionate l'una dall'altra. Non credo che fosse interessata a proporre nuove teorie quanto lo fosse nel fare un eccellente lavoro sul campo. Penso che abbia avuto la sensazione che il futuro avrebbe fatto giustizia della qualità del suo lavoro. That the future would take care of the excellence of her work. Quando Margaret morì, noi non lo sapemmo perché vivevamo lontano. Dormivo quando vennero a dirmi che era arrivato un telegramma che diceva che Margaret Mead era morta. Un uomo arrivò correndo e disse: John, Margaret è morta. Non gli credetti finché non vidi il telegramma. Allora piansi molto forte, finché le persone vennero a casa mia a vedere cosa era successo. Dissi: Margaret Mead è morta negli Stati Uniti. E allora tutti piangemmo insieme. Con me si trovavano Pranistano e molti altri. Poi andammo alla casa di Margaret.
e rimanemmo lì a piangere per 5 giorni e 5 notti. Circa 60 di noi presero il lutto. Le attività della Mead come antropologa hanno trasmesso una disciplina accademica relativamente sconosciuta a un pubblico mondiale, assetato di notizie sulle altre società. Molti antropologi pensano che la sua pretesa di aver compreso tutte le culture che studiò sia un po' eccessiva. Ma fu certamente reputata una seria lavoratrice sul campo e una persona che si poneva domande importanti e acute. La sua sensibilità nel mettere in luce la grande varietà di modi in cui la vita sociale è organizzata e di apprezzarne le differenze culturali donarono maturità all'antropologia. Molte grazie. Thank you. Goodbye, Stefan. Addio, Stefan. Goodbye. Addio. 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 Ah, chi sai, chi sai. Pimpati e io. Oggi la Wian. Oggi la Wian, oggi la Pakian. Goodbye, Carol. Thank you too. Addio. Addio, John.